Ma la Spezia è una squadra forte, è una squadra molto forte. Se noi andiamo a vedere il tridente d'attacco dello Spezia, insomma, Catellani, Piccolo e Calaiò sono giocatori molto molto forti, così come tutto il resto della squadra, una difesa molto esperta. È una squadra, secondo me, tra le più competitive. Sarà una partita molto difficile, ma come lo sono tutte, non possiamo sapere e immaginare come andrà, perché poi alla fine quando gioca il Pescara, diciamo che l'andamento delle partite dipende molto da noi, perché noi facciamo sempre comunque un certo tipo di gioco, affrontiamo le partite con un certo tipo di mentalità, e quando ci riesce riusciamo a fare grandi partite. A volte ci sono momenti in cui non riusciamo a fare quello che vogliamo, o comunque hai squadre davanti che te lo impediscono e le partite prendono una piega diversa. Però si incontrano due squadre forti, che secondo me sarà un bello spettacolo da vedere. Certo, noi ci arriviamo con qualche assenza di troppo, ma ormai questa è una cosa che perdura da un po' e continueremo a fare di necessità virtù. Ma io mi accontento del punticino provando ad andare a vincere, perché se noi dobbiamo andare a Spezia accontentandoci del punticino, gestendo la partita e il risultato, sicuramente non andrebbe bene la partita. Togliamo il problema, andiamo a Spezia per fare la nostra gara, per cercare di fare gol. Poi è ovvio che dovremmo essere bravi, come lo siamo stati col Cesena, perché col Cesena noi siamo andati in campo per vincere, ma nei momenti di difficoltà abbiamo badato anche a non prenderle, e quindi quello è segno di una squadra matura che sa quello che vuole.